La donna aggredita dal cane corso a Grotta Minarda nei prossimi giorni sarà sottoposta ad una visita specialistica da parte di un chirurgo plastico, attualmente la 56enne, che ha subito già due interventi, uno di tipo ortopedico, l'altro vascolare per chiudere le vene, ricoverata in terapia intensiva ed è intubata. La donna è stata ripetutamente azzannata dal molossoide, il cui morso è tra più potenti e devastanti. Non è stata ancora chiarita la causa che ha spinto il cane ad aggredire la donna, che si stava recando a casa di un amico per sbrigare alcune commissioni. Il grave episodio si è verificato in contrada Piani, nel cortile dell'abitazione, presso la quale la donna si era recata già in altre occasioni. Perché il cane, a differenza delle volte precedenti, ieri ha azzannato la donna, non è chiaro. A dare l'allarme e chiamare i soccorsi è stato lo stesso padrone del cane. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire la donna presso l'ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione ed è stato interessato il servizio veterinario dell'ASL per la presa in carico del cane, che viene tenuto in quarantena. La donna ha riportato ferite gravi. Agli arti, al volto, alla testa ed ha perso moltissimo sangue.